Quindi di trovare l'amore della tua vita, come trovare l'amore. Ditemi le persone che entrano in chat se vedono bene e se si vede bene, spero di sì. Allora, vediamo, vediamo come trovare l'amore della tua vita, come trovare l'amore della tua vita. Qual è la persona che sarà l'amore della tua vita? Vediamo quale sarà la persona che sarà l'amore della tua vita. Bene, iscrivetevi al canale nel frattempo, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video. Allora, se qualcuno scrivesse, se si vede bene, mi farebbe anche una cortesia. Allora, partiamo, partiamo e quindi pensate a una persona in generale, diciamo, se volete. E vediamo in generale quali saranno le caratteristiche dell'amore della tua vita, quali saranno le caratteristiche dell'amore della tua vita. Allora, pensate a una persona, pensate a una persona e vediamo quali saranno le caratteristiche dell'amore della tua vita. E una volta che hai pensato a una persona, devi scegliere un testimone. Partiamo, il primo testimone è il Buddha, il secondo testimone la piramide e il terzo testimone la stele. Quindi abbiamo il Buddha, la piramide o la stele, questi tre testimoni: Buddha, piramide o stele. Buddha, piramide o stele. Partiamo con il Buddha. Partiamo con il Buddha. E vediamo quindi di trovare quali saranno le caratteristiche dell'amore della tua vita. Partiamo con la scelta del Buddha, Buddha, piramide o stele. Metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e vediamo un po' quale sarà l'amore della tua vita. Metti un like, vecchia malgasciona. Allora, vediamo un po' quale sarà l'amore della tua vita. Mescoliamo le carte e vediamo un po' quale sarà l'amore della tua vita. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi. Allora, beh, intanto non è la persona che pensi. L'amore della tua vita non è la persona che pensi perché ci sarà una rottura. È chiaro qua, ci sarà una rottura. La persona che tu stai valutando, che stai pensando in questo momento, non sarà l'amore della tua vita, ma l'amore della tua vita sarà una persona più solida, più stabile, e che diciamo ti renderà finalmente giustizia. Quindi stai pensando a una persona, ma con questa persona la relazione finirà e finirà anche abbastanza presto, quindi non quindi sarà un'altra persona dopo che avrai chiuso questa storia, dopo che avrai chiuso questa relazione, allora per te sarà possibile solo allora trovare l'amore della tua vita. Prima, purtroppo, non sarà assolutamente possibile perché se hai una relazione, questa relazione è una relazione sbagliata e non ti porterà assolutamente dei benefici, non ti porterà assolutamente dei vantaggi, quindi sarà praticamente per te impossibile, sperare che questa situazione ti possa portare qualche beneficio. Ora vediamo un po', utilizzando i tarocchi, vediamo un po', utilizzando i tarocchi esoterici egizi, i tarocchi dell'antico Egitto, i tarocchi esoterici, che cosa ci dicono? Che cosa ci dicono i tarocchi esoterici dell'antico Egizio, Egitto? Vediamo se per te quali sono le caratteristiche dell'amore della tua vita, le caratteristiche dell'amore della tua vita. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte
E scegliamo le prime tre carte. Allora, vediamo un po' quali saranno le caratteristiche dell'amore della tua vita. Allora, abbiamo, beh, purtroppo questa persona ci sarà un tradimento, ci sarà un tradimento, quindi ti dice che veramente devi chiudere questa situazione perché ti farà anche le corna o ti fa già anche le corna. Quindi, una volta che avrai scoperto questo tradimento e avrai chiuso questa relazione, avrai la possibilità, diciamo, questo ti genererà un rapido imbarazzo. Purtroppo è una situazione che questa situazione devi chiuderla, altrimenti non verrai fuori, non riuscirai a trovare la persona giusta. Non riuscirai a trovare la persona giusta. Purtroppo, fin tanto che siamo infognati con la persona sbagliata, abbiamo l'impossibilità praticamente di trovare la persona giusta, di trovare quella persona che ci può dare che ci può dare un beneficio, che ci può dare un vantaggio. Bene, intanto salutiamo Sissi che non vedevo, salutiamo Betty Cottage, salutiamo Davie, salutiamo la nostra Grinettina, Green Apple, poi salutiamo Lia. E salutiamo chi salutiamo? Roxy, Roxy Rosa e la carampagnocca Patrizia Perotti. Non riuscire a vedere, salutiamo Manuel, adesso si è ripristinata la chat. Allora, nel frattempo, se volete fare una donazione al canale, fatela, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video. Allora, vediamo che ci dicono le Sibille di Lenormand. Quindi chi ha scelto il Buddha, praticamente la persona che in mente non sarà la persona della sua vita. Ti ascolto da una nota pasticceria, da una nota pasticceria di Lecce. Quindi magna come una fogna la nostra Sissi dalla pasticceria, magna, magna. E poi lievita come una zampogna, mangiate, mangiate carampane, che lievita, mangiate dolci, che lievitate come delle zampogne, la cellulite si manifesta in tutto il suo splendore. Allora, mescoliamo le carte, mescoliamo le carte, e tagliamo e vediamo le prime tre carte. Vediamo le prime tre carte. Andate a mangiare i pasticcini così diventate più larghe che lunghe. Allora, bene, qua viene fuori che cosa? Il 17, il 32 e il 35. Allora, diciamo che non è una brutta situazione. Una volta che ti sei liberata, diciamo, da questo fardello che hai nella testa, può venire fuori la persona giusta. Qua già ci dicono quale sarà la persona giusta per te. E sarà una persona colta, amabile, dinamica, socievole, amante della famiglia. Devi toglierti queste nuvole, perché ci sono le nuvole che devi toglierti. Poi questa persona ti darà sicuramente, sarà una persona stabile, che ti darà un'ancora, sicurezza, stabilità, equilibrio, una pausa di riflessione rispetto alla situazione precedente, ma avrai una persona, un uomo, una donna combattiva, equilibrata, carismatica. Le possibilità ci sono, devi semplicemente ottenere dei risultati. Il cornetto, tanto per rimanere in tema di corna, la nostra Sissi si mangia il cornetto per rimanere in tema di corna. Allora, vediamo adesso quali sono, che cosa ci dicono i suggerimenti per te da parte dei tarocchi Zen di Osho. E salutiamo la nostra anche Betty Cottage, la nostra pittrice. Tra l'altro vi ricordo che andate quando andate a Venezia, andate in Campo Manin, mi sembra, Campo Manin, perché tra l'altro Campo Manin me lo ricordo quando da studente abitavo a Genova, abitavo proprio in Piazza Manin, quindi Campo Manin me lo ricordo.
e andate a trovare la nostra Betty Cottage e fatevi fare un ritratto che è veramente brava. Allora, tagliamo, andate in piazza Manin, sì, in campo Manin. Allora, vediamo, vediamo. Adesso che inizia il carnevale, muovete il culo, andate a Venezia. Allora, beh, sarà una persona che si ribella, intraprenderete un percorso di guarigione spirituale e svilupperete una nuova coscienza. Quindi, devi prendere coscienza che adesso sei cornuta, o cornuto, prendi coscienza. E quindi cerca di cambiare la situazione, cerca di trasformarla. E questo è il concetto di fondo, perché troverai la persona giusta, ma devi levarti dei coglioni quella sbagliata. E adesso passiamo alla piramide, E vediamo quindi quali sono le caratteristiche della tua fiamma gemella. Quali sono le caratteristiche dell'amore della tua vita? Pensa sempre a una persona e vediamo se sarà questa, se sarà un'altra, insomma. Nel frattempo andate a Venezia, adesso che c'è il carnevale, andate a Venezia al carnevale, Campo Manin, Betty Cottage, fatevi fare un ritratto dalla bravissima Betty Cottage, la nostra pittrice. Muovete il culo e andate a Venezia. Ah, Campo Manin. Manin era un patriota. Non so, a Genova c'è Piazza Manin. Io ci ho abitato durante il periodo dell'università. A Genova abitavo in Piazza Manin. Però parlo di secoli fa, quando facevo l'università io, era ancora secoli fa. Allora, forse Manin era ancora lì, era anche lì contro, stava lottando. Può darsi che Manin fosse ancora vivente. Sì, comunque Manin, tutto quello che termina con in, va bene. Comunque pensate a una persona, e vedete, diciamo un po', vediamo un po'. Allora, tagliamo e vediamo un po' che cosa ci dice qua allora, abbiamo. Il giudizio, il Papa, quindi una persona spiritualmente elevata che avrà una buona personalità per te. Quindi una persona spiritualmente elevata è la persona giusta per te. Non so se è quella che tu pensi, che però ha anche un giudizio positivo, stima per te e anche una passione. E quindi la nostra papessa nei Tarot sarà anche. La nostra papessa nei Tarot sarà anche, diciamo, come possiamo dire, la papessa nei Tarot è la donna di qualità. Quindi ti dice che devi essere una donna di qualità se vuoi agganciare, diciamo, far innamorare un uomo di qualità. Altrimenti troverai il solito catramista, se sarai la solita sciampista, più che il catramista non troverai. Salutiamo anche Davie. Quindi, una persona spirituale, una persona di qualità, una persona fedele, perché il Papa, quando esce al contrario, diciamo che il Papa può cantare messa con tutti, quando esce al contrario, diciamo che il Papa può cantare messa con tutti, ma quando esce dritto, il Papa non canta messa con tutti, questo è il punto fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione quando il Papa non canta messa con tutti. Allora, cerchiamo di capire un po' di cose e vediamo, quindi a questo punto cerchiamo di capire e vediamo un po' come funziona, diciamo, la cosa e andiamo a vedere con i tarocchi egizi, i tarocchi esoterici egizi, che cosa ci dicono i tarocchi esoterici egizi? Che cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi? In questo caso tagliamo le carte, vediamo un po'.
Cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi? Che cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi? Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi. Che cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi? Allora, vediamo e abbiamo. Allora, l'oro, quindi sarà una persona che avrà anche tanti, una persona che è economicamente stabile. Poi abbiamo addirittura un, diciamo, Geova, quindi che dà la conferma di essere una persona con una spiritualità elevata. È veramente una persona che ha una spiritualità elevata. E poi l'ultima carta è quella dell'imperatore, quindi che ci dice fermezza, positivismo, potere, quindi una persona anche di valore, una persona di potere. Quindi chi ha fatto questa scelta? Questa è, devi orientarti su una figura solida, stabile, spiritualmente elevata, che ha quindi tutto un sacco di caratteristiche, che ha un sacco di caratteristiche fondamentali. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale, perché tu potrai ottenere dei risultati, diciamo, potrai ottenere dei risultati molto importanti e raggiungere veramente dei grandi benefici. Questo è un punto molto importante, questo è un punto fondamentale, perché se tu non sviluppi, diciamo, questa situazione, non riuscirai a ottenere nessun risultato, Quindi questo per te è un punto fondamentale, un punto veramente importante, e ci saranno, diciamo, enormi chance, enormi possibilità di viverti veramente una vita importante, ottenere una relazione fondamentale. Quindi sviluppa questa caratteristica e cerca di focalizzarti su questa persona, che significa che devi tralasciare le altre, perché altrimenti, se tu non tralasci le altre, te lo pigli in quel posto fondamentalmente. Devi imparare a trovare la persona giusta fondamentalmente. Devi imparare a trovare sicuramente la persona giusta, devi imparare a trovare una persona che ti possa dare veramente dei risultati importanti nella tua vita. Questo è un punto fondamentale. Perché se tu non riesci a ottenere, diciamo, questi risultati, diventerà tutto più difficile per te, ovviamente. Quindi mi raccomando, cerca di sviluppare e di focalizzarti su questa tipologia di persone. Ma cerchiamo di capire ancora qualcosa di più utilizzando le sibille di Lenormand. Salutiamo Elisa. E vediamo che cosa ci dicono le sibilline di Lenormand, Vediamo un po' che cosa ci dicono in questo caso le sibilline di Lenormand per questa persona. Che caratteristiche deve avere la tua fiamma gemella? Vediamo un po'. Allora, scegliamo le prime tre carte e vediamo. Bene, direi che questa volta ci siamo, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. E questa volta le cose vanno decisamente meglio, perché abbiamo la dama, le stelle e il giardino, che sono, insomma, quindi ci avrai grandi possibilità. La dama è il 29, è una situazione positiva,
È una situazione positiva perché il 29 rappresenta la consultante, la compagna, rappresenta una persona che diciamo una persona che sicuramente è una persona che sicuramente ti può portare dei grandi benefici, ti può portare dei grandi vantaggi, potresti essere tu, ma abbiamo anche le stelle rappresentano qualcosa di importante, le stelle rappresentano il successo, le stelle rappresentano gli obiettivi, ma come persona rappresenta una persona fondamentalmente che ti porterà benessere, armonia. Potrebbe essere una persona appassionata di esoterismo, appassionata di astrologia. Queste potrebbero essere alcune situazioni importanti, no? Quindi ci possono essere delle situazioni che da questo momento potrebbero essere veramente per te molto importanti e quindi ti suggerisco, diciamo, di, come dire, imparare a sviluppare, insomma, renderti conto di che questa persona potrebbe essere veramente la persona giusta per te comunque. Quindi direi che da questo punto di vista ci hai ottime chance, ottime possibilità di trovarti una persona giusta. E poi il giardino è anche una bella carta perché rappresenta la tranquillità, ma anche la ricchezza, quindi occasioni positive, quindi una persona anche romantica, però amante anche del divertimento, quindi una persona ironica. Salutiamo Pink, quindi salutiamo Gina De Katzan, quindi avrai, diciamo, grandi chance. Che ha fatto la scelta della piramide, ci sono grandi chance di trovare veramente una persona importante, una persona che possa portare dei grandi benefici. Ora mescoliamo le carte e cerchiamo di capire un attimino che cosa ci dicono le carte. Allora, vediamo un po' che cosa ci dicono le carte. Allora, mescoliamo le carte e vediamo un po' cosa ci dicono le carte. Allora, vediamo un po' che cosa ci raccontano le carte. Allora, vediamo un po' che cosa ci raccontano le carte dei tarocchi Zen. Tagliamo e scegliamo le prime tre. Allora, devi evitare di confrontarti con altre persone. Evita di fare confronti con altre persone. Devi avere una nuova visione della vita e tieni presente che l'amicizia è un valore importante. Anche l'amicizia è un valore molto, molto importante. Quindi questa è la stesa, una stesa buona, quella della piramide, che ti porterà notevoli risultati, secondo me, se saprai, diciamo, valorizzare questa persona che potrebbe essere veramente la persona giusta per te. E veniamo alla terza stesa, che invece è la stesa della stele. Vediamo cosa ci racconta la stesa della stele. Allora, cerchiamo un po' di capire cosa ci racconta la stesa della stele. E vediamo con i tarocchi, gli arcani, per primi gli arcani maggiori dei tarocchi. Falle uscire belle, ci dice la nostra vecchia Sissi,
che sappiamo è vecchia come il cucco, è vecchia come il cucco, e quindi ci sono poche cose da fare. Insomma, se una è vecchia, che non è che può fare più di tanto. Quando si è vecchi, allora tagliamo e cerchiamo un po' di capire che cosa ci racconta. Allora, vediamo, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Guarda, non vuoi neanche, cioè, sono venute belle. Abbiamo il mondo addirittura, quindi comunque è una persona, il mondo rappresenta un po' l'ultima, intanto è una persona che ha un giudizio positivo nei tuoi confronti, che ti valuta positivamente. È una persona che ha una forte stabilità, diciamo, perché raggruppa il mondo fondamentalmente, ed è una persona che ha anche un profondo senso di giustizia. Quindi è una persona che in qualche modo ti può valorizzare, ecco, diciamo così, una persona che ti può valorizzare. Ma adesso andiamo a scoprire ancora di più qualche cosa, andiamo a scoprire ancora di più che cosa ci racconta il principe del foro. Vediamo un po' che cosa ci raccontano. Allora, tagliamo. E scegliamo qua le prime tre carte dei tarocchi. Quella stava per cadere tutto il mazzo, tutto il pacco, stava per cadere tutto il pacco. Allora abbiamo, beh, un beneficio, abbiamo il 4 di denari, beneficio, un dono, un'offerta, quindi una persona generosa, una persona benestante. E è una persona con la quale è probabilmente iniziato, inizierà un rapporto di amicizia. E abbiamo anche la ruota della fortuna dalla tua parte, quindi è una persona sagace, lunare, mercuriale. Mercuriale significa che è una persona che sa, diciamo, gestire, come possiamo dire, che è molto veloce, rapida nelle decisioni, no? Mercurio è un pianeta, sapete che ogni pianeta nell'astrologia ha delle caratteristiche, Mercurio rappresenta anche Hermes, Hermes rappresenta, diciamo, quella figura, diciamo così, che sa portare velocità, no? Hermes è il messaggero degli dèi, tra l'altro, quindi è una persona che rappresenta un collegamento tra la parte materiale e la parte sia una registrazione. Ma che registrazione? Perotti e Perotti! Perotti e Perotti! Quale registrazione? No, sono pe che pensierose pensiero. Stavo guardando dall'altra parte che avevo un hard disk pieno, vecchie befane. Stavo guardando su un altro PC che aveva un hard disk pieno, befane che non siete altro. Quindi ci saranno. La nostra cara Pagnocca non sa distinguere tra una registrazione. Cioè, va bene che ai tuoi tempi non si capiva. Quindi è una persona che avrà un collegamento, diciamo, tra la terra e il cielo, ecco, perché il messaggero degli dèi collega tra la terra e il cielo. Quindi questo è, sì, devo fare, c'è cioè l'altro Mac qua vicino che mi stava dicendo che è quasi pieno l'hard disk, allora ho svuotato un po' l'hard disk, ho solo svuotato l'hard disk, ma avevo il cestino pieno di merda, quindi qua dovete imparare a buttare via i cestini. Allora, poi la rumenta va buttata via. Vediamo quali sono le caratteristiche. Vediamo quali sono le caratteristiche, quali sono le caratteristiche. E vediamo un po' quali sono le caratteristiche, perché io lavoro sempre come si dice, in multitasking, no? Leggo le carte e svuoto l'hard disk. Leggo le carte e svuoto l'hard disk. Allora, vecchie carampane, che non siete altro. La nostra carampagnocca Patrizia Perotti. Come pensa che sia una registrazione, sta carampa?
Allora, beh, diciamo che sono venute anche belle carte. Allora, il battello rappresenta, è positivo il battello, no? Rappresenta un viaggio, potrebbe essere un cambiamento, una possibilità di espansione. Comunque, le caratteristiche sono di una persona ottimista, perseverante e una persona generosa. La cicogna, tutte caratteristiche positive, insomma, anche di questa persona, perché la cicogna, che è il numero 17, rappresenta una persona colta, amabile, dinamica, socievole, simpatica e amante anche della famiglia e anche sportiva. E poi abbiamo il 9, che invece è diciamo, il bouquet. Che rappresenta, diciamo, beh, un evento gioioso, un premio meritato, un trionfo fondamentalmente. Quindi direi che queste sono un po' le caratteristiche delle situazioni. E poi vediamo ancora per concludere questa stesa, che cosa ci dicono. Brava, trova gli short. E vatteli a sentire, impara qualcosa. Vediamo un po' che cosa ci dicono anche qua i tarocchi, che non sono i tarocchi di Marsiglia, ma sono i tarocchi Zen di Osho. Brava, dalle 6 del mattino, brava Sissi, vediamo che ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Quali sono i suggerimenti dei tarocchi Zen di Osho? Beh, dai, che culo che ha questo! Beh, viene di nuovo fuori che inizierà o iniziato come un'amicizia. Ci saranno delle cose semplici che accadranno tra voi e potrai guardare le stelle. Questa è la cosa fondamentale. Bene, detto questo... salutiamo un po' tutte le persone, salutiamo anche Tug che si è appena collegato perché Tug è anziano, dorme, no? Al mattino lui dalla casa di riposo, quando sapete Tug si collega dall'RSA, si collega dalla casa di riposo, no? Tug, e quindi diciamo al mattino ci sta un po' a svegliarsi. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete tutte le notifiche e vi ricordo di...